Lui, telecameraman! Lui, lui! Ehi! Ciao! Ciao! Cosa è successo? Io ricordo solo che stavamo brindando. Sì. Dopodiché buio. Non ricordo più niente. Come siamo finiti qua? No, ecco! Dammi una lettera! Prendi, mi stai fermo! Va bene. Leggiamo! No! Prova 5! Poveri illusi! Davvero credevate vi lasciassi andare così facilmente? Ho liberato Babbo Natale, ma ho catturato voi! Riuscirete mai ad uscire? Firmato signoresse! È la quinta prova, l'ultima prova! Lui, non usciremo mai da qua dentro! Sophie! Exit! Uscita! Era così semplice, credevo cosa fosse, signoresse! La chiave? Ma che posto è? Dove siamo? Se solo riuscissimo a liberarci! Piano! Fa super paura questo posto! Sarà un posto antico, non so, degli antenati del signoresse! O del signoresse stesso! E se lì dietro ci fosse il signoresse? Se a un certo punto non ce la vogliamo spuntare? Io ho paurissima! Fai l'uomo! Fai lo scudo! Sophie, stiamo calmi! Qui è un uomo che deve prendere una decisione. Ma quale decisione, scusa? Non lo so. Comunque, allora, secondo me ci sarà una chiave, qualcosa, qualche indizio. Non può lasciarci qui senza darci niente. Allora, ad esempio, Qui è strano, chiuso. Baule, il baule dei nanetti. Controlliamo tutto. Allora, qui ci sono dei cassetti. Cosa hai trovato? Sostituzione. Ad ogni lettera corrisponde una e una sola cifra. Dovete trovare le cifre corrispondenti alle lettere in modo che il risultato dell'addizione in cifre risulti corretto. 6 più 2 uguale 8. Ma è semplicissimo! Non ne ho capito niente. Allora, lui, concentriamoci. Ad ogni lettera corrisponde una e una sola cifra. E se è, vale 1. Riva, non devi farlo a caso. Non lo so, come devo fare? Non riesco a concentrarmi. Ehi, concentriamoci. Allora, se U vale 2, 2 uguale o 8. Matematica, lui. Sufficiente. C'è qui un lucchetto. Chi chiude questo cassetto? Un lucchetto con una combinazione di 4 cifre. Lui, dobbiamo risolvere questo enigma. Allora, se 6 potrebbe essere 5, la S potrebbe. Ma che serve fare tutti questi calcoli? Ragiona con me. Il lucchetto ha bisogno di 4 cifre, giusto? Partiamo dalla più piccola e possiamo fare 1000, giusto? Proviamola, magari è questa la combinazione. Lui, ma dai, dobbiamo risolvere l'enigma. Vieni qui, guarda. Ma così potresti provare all'infinito. Ci sono un miliardo di numeri, lui. I numeri sono infiniti, non so se lo sai. Vai, silenzio. Non l'ha mai spiegato nessuno. 1000. E non è successo niente. Dammi un attimo, dobbiamo arrivare a 9999. Ma sei serio, lui? Sì. Dopo 1000 c'è 1001. La matematica è tutta qui. Lui? Cosa? Questo cos'è? Un'altra trappola. C'è la chiave! Apri la scatola. Come si apre? Ma come si apre? E che ci vuole? E come si apre? C'è uno strappo qui, bisogna attaccare. No! No, con questa manetta. Attacca. Il vero problema è che dobbiamo riuscire a liberarci. Così non possiamo lavorare. Tu tira in un lato, io tiro da qua. Ma come tira? Aspetta. Lui aspetta. No, guarda. Signoressa, è uno stupido. Non ha pensato che io ho la mano piccola. Ok. E io adesso cosa faccio? Sto con questo bracciale? Ti dona! Che poi guarda come nei film si apre e poi fa! Cosa hai fatto? Sei pazza! Perché l'hai fatto? Come mi libero adesso? Che carini, amici per la pelle!
cosa più importante adesso è uscire da qua e scoprire cosa è questo coso, questo aggeggio. Sì. Lui qua si muove qualcosa. Bravissima! E adesso? Guarda che strano, sembra immobile ma in realtà si muove. Aiutami! Eh sì, un attimo! Se solo non mi avessi legato all'attaccapanni. Fai fare a me. Ah. Io lo sento qua dentro. Ah. Non è questa la chiave. Magari è la chiave della porta. Della porta? Per uscire, lui. No, non è questa. C'è un altro lucchetto lì. Che si apre con una chiave. Magari la chiave è questa. Vai, lui. Sì. Sì. Parte il 5. Ah, sì, giusto, tu non hai la mano. Ok. Ma non c'è, nulla. C'è niente, signoresse, ma che cassetto è? No, guarda cosa c'è qui. C'è la chiave. Manetta, minuscola, piccola, carina. È la chiave della manetta, finalmente mi potrò liberare. No, neanche questa è. Signoresse, ti odio. Lui, dobbiamo trovare un altro lucchetto, qualcosa da aprire. E se fosse questo? Sì, il baule per nani, apriamo. Il baule per nani? Sì. Lui è proprio questa. Quale? Sì. E che devo fare con questa? Provo ad aprire, provo a vedere se la chiave. No, non è questa la chiave. Vediamo se è la manetta. Neanche. Lui, qua ci sono dei disegni. Dei disegni e una chiave. E appunto, questi disegni cosa sono? Sono delle linee più che dei disegni. E se li uniamo e li guardiamo alla luce? Lui è un numero. 9, 6, 1. Questa è la combinazione di quel lucchietto. Sì, sicuramente. 9, 6, 1. Lui si è aperto. Sì, ce l'abbiamo fatta! Apri! Oh, basta, ma ancora! C'è una serratura, togliti una chiave! Sì! Forse è questa! Sì! Questa chiave? Credo sia la chiave della porta! Penso proprio di sì! Prova! Lui! Siamo liberi! Sì! Andiamo. Lui, ma dove vai? Fai troppo rumore con questa per i panni. Perché te la continui a portare dietro? Non sono io, sei tu che mi hai legato a questo coso. Vedi se è questa la chiave? Ma come fai ad avere la chiave? L'avevo trovata. È questa! Hai avuto la chiave fin dall'inizio e mi hai tenuto legata all'attaccapanni? Perché? Perché eri divertente. Ok, adesso andiamo senza fare rumore e speriamo di non farci beccare dal signoresse. E qui è l'uscita. Sì, lui, però ci sono due possibilità. O salire le scale o scenderle. Penso che lì ci sia l'uscita e lì sopra il signoresse. E se fosse al contrario, guarda, lì c'è buio, signoressa. Lì c'è luce, uscita. Non ci rimane che provare. Di solito l'uscita è sempre verso il basso. Proviamo. E se ci fosse il signoressa che fa? Non lo so, David, non fare domande, andiamo. E come? E sentirassi questa corda? Aiuto. Regalo e anche noi potremo goderci queste bellissime feste natalizie. Siamo liberi. Ehi, ci siamo mancati. Eravamo stati rapiti dal signoresse. Non me ne importa più di cos'è. Domani è Natale e vi vogliamo già augurare buon Natale da adesso, ma soprattutto dirvi che domani ci sarà una grandissima sorpresa. Vogliamo realizzare la nostra prima live qui su YouTube, in cui voi in diretta potrete vederci e sentirci. La live inizierà alle 11 e voi vi basterà collegarvi sul nostro canale per vederla. Saremo in diretta con voi, quindi ci potrete scrivere, ci potrete dire tutto quello che volete e noi potremo rispondervi sempre in diretta. Anche questa volta siamo riusciti a sconfiggere il signoresse. Ce l'abbiamo fatta! Yeah! Sono troppo felice! Yeah! Quindi che altro dire? Buon Natale a tutti! Noi ci vediamo domani alle ore 11 e ciao! Sarà questo? No, troppo piccola.